Caraibi, amici di IGN Italia, siamo qui in diretta dai nostri accoglienti studi. Perché cosa? Ma innanzitutto chi siamo in diretta? È Ualone che vi parla, Caraibi, siamo qui con Mattia Ravanelli. Ciao a tutti. Marco Mottura. Quella. E Andrea Gorman Minini Saldini, che quando è qui con noi significa che è per un avvenimento importante. È un avvenimento importante perché tra un'oretta circa alle 19 Mattia si sposa. Mattia si sposa. Non che io sappia. Magari questo potrebbe succedere in futuro, chi lo sa, così. Comunque non è l'argomento del giorno, l'argomento del giorno è quello che succederà alle 19 in diretta dall'Xbox Campus di Redmond, con uno streaming che anche noi vi proporremo più avanti, poi vi spieghiamo nel corso di questa diretta come fare per vederlo. Microsoft presenterà la nuova Xbox a meno di un enorme trolling mondiale da parte di Microsoft. Questa è la cosa che succederà. La risposta a PlayStation 4 presentata il 20 febbraio, e cioè con la diretta precedente di questo tipo a cui avete partecipato con noi. Ed è quindi la risposta di Microsoft all'arrivo nella prossima generazione di console, che è la cosa che stiamo aspettando di più alla fine, no Mattia? Da quanti anni? Da 8 anni. No, non è vero, perché quando hai comprato Xbox 360 non ero felice di quello, poi PlayStation 3 però? Ero felice di PlayStation 3. Da quanti anni ti stai dicendo sì però? Più o meno dal 2010 in poi, secondo tre anni buoni. Sì, un tre annetti che si aspetta sta next gen, Marco, cioè anche tu, cioè, sì, assolutamente. Anch'io l'aspetto, magari non da tre anni, secondo me alla fine le ultime cose belle arrivano sul finire, però almeno da un annetto. Sì, però da quando eri lì in fibrillazione dicendo vorrei qualcosa di nuovo, insomma, del cioccolato. Sono stato in fibrillazione da quando sono scattati 5 anni, delle generazioni prima. Esatto, quando è scattato. Sentire che questa volta durava di più e... Esatto, soprattutto per quello, perché c'è stata anche questa percezione qui. Alla fine, il 20 febbraio, Sony ci ha mostrato PlayStation 4, non ci ha fatto vedere la console, così. Però ci ha parlato un po' delle caratteristiche. Magari possiamo vedere un video della conferenza Sony, che è tutto sommato il primo round di quella che può essere considerato una guerra, diciamo, a che due. Ci siamo evoluti anche noi. Siamo la faccia del vecchio è sempre fantastica. La faccia dell'anziano. La faccia dell'anziano. La scelta registica del nostro sole è stata azzeccata. È stata azzeccata. Poi vedo anche Knack, uno dei grandi protagonisti. Vabbè, però adesso non iniziamo subito a parlare male. Cioè. Allora, in realtà il filmato non è assolutamente denigratorio, è la conferenza PlayStation 4. Perché dovrebbe essere denigratorio? No, perché stiamo ridendo solo rispetto prima a Knack. Noi stiamo ridendo vecchio. Perché siamo persone simpatiche. Perché siamo felici di essere in un momento bellissimo, un evento che si ripete una volta ogni troppi anni purtroppo. Troppi anni, in effetti sì. Uno dei punti chiave, diciamo, di questa nuova generazione di console, secondo molti, diciamo, analisti di settore, magari diteci un po' anche voi cosa ne pensate, è il confronto tra la generazione di console che viaggia su aggiornamenti, come dire, quando va bene quinquennali, o comunque diciamo in media ormai più che quinquennali, e la generazione mobile che invece si aggiorna ogni anno. Quindi è vero, sì, le console partiranno con ben più di una marcia in più probabilmente rispetto agli ultimi tablet, ma se devono durare 5, 6, 7 anni, chissà, non ce la fanno a non essere superate. La sfida diventa sicuramente ardua, sul piano hardware, quindi diventa hardware, esatto. Questo, sopprimetemi. No, in realtà è interessante, perché a proposito di hardware, cioè il fatto hardware secondo me è un po' la domanda, l'interrogativo, la curiosità più importante di questa ultima ora prima della presentazione di Microsoft, perché conosciamo le specifiche di PlayStation 4, che avrà un processore 8 core di AMD con 8 giga di RAM GDDR5, che è quella veloce utilizzata dalle schede video più fighe dei PC in questi anni,
ci aspettiamo la risposta di Microsoft, gli ultimi rumor, anzi, i rumor... Attenzione che qui sulle sigle è facile fare confusione. Sì. Le schede video usano la DDR5. Sì. Next, Xbox Next, la voce pare la DDR3. E sono i primi rumor post PS4, parlavano di 8 giga di DDR3 e basta. Negli ultimissimi giorni è venuta a galla questa nuova voce di un 12 GB globali per Xbox 360, magari divisi in 8 giga di DDR3 di sistema e 4 giga di GDDR5 per la GPU. Questo sarebbe una risposta ottima, certo, sì, di grande, anche molto più vicina magari alle architetture dei PC proprio, perché i PC poi hanno RAM di sistema e RAM per la GPU. Assolutamente. Anche se è paradossale, perché se ci si pensa, l'architettura RAM unificata era stato probabilmente il cavallo di battaglia di tutta la, generazione di Xbox, come dire, quella attualmente in vendita. Sta roba serve per alla fine, cioè questo confronto serve anche un po' per capire i giochi multipiattaforma, come per esempio Deep Down di Capcom, che è stato presentato proprio il 20 febbraio e che vediamo adesso in video. All'evento PlayStation 3, vabbè, questo video sia in real time o no, quello è un grande interrogativo. Però l'altro è: quale delle due console farà girare meglio un gioco del genere? Beh, si ripercorre un po' quello che probabilmente, è successo in questa generazione. Sì, però, anche no? Se probabilmente io credo che Sony, voglio dire, abbia dato talmente tanto rilievo all'aspetto di facilità di sviluppo che su questo fronte probabilmente può ormai solo sbagliare Microsoft, nel senso, cioè Sony, per tutto quello che ha dichiarato e per quelle che sono state le reazioni degli sviluppatori, pare essersi giocata bene le sue carte. Quindi ora sta un po' il pallino ce l'ha Microsoft. Se conferma, diciamo, quella facilità di sviluppo che tutto sommato si è manifestata con 360, il campo diventa talmente pari che io credo che di differenze ce ne saranno probabilmente ancora meno che in questa generazione. Addirittura. Sì, per giochi come Deep Down o come Watch Dogs di Ubisoft, per esempio. Le architetture sono ancora più simili. Beh, però c'è una variabile anche sull'Xbox nuova, nel senso, si vocifera, ma è sicuro, dell'integrazione di Kinect 2, che se fosse un'integrazione, come dire, totale e obbligatoria, come appunto vogliono i rumor, sicuramente andrebbe comunque ad appesantire un po' i calcoli. Quindi adesso non dico che rallenta le prestazioni di un gioco come Watch Dogs, però sicuramente potrebbe rubare delle risorse. Può essere, però quello secondo me dipende in larga misura dalla, come dire, dalla frequenza del processore. Cioè, ma poi per bastano relativamente pochi megahertz in più e alla fine quella cosa la pareggi, secondo me. Però dipende da cos'è quella cosa, perché se fosse come le ultime tecnologie di motion control che sono viste con le dita, eccetera. Ah, sai? Tipo quella di Leap Motion? Esatto. Se qualcuno conosce, insomma, si sta parlando di un oggetto che posto davanti al monitor del PC o del Mac lo trasforma in qualcosa di veramente molto vicino a quello che si era visto in Minority Report, cioè molto più di quanto, come dire, Kinect fosse stato un po' annunciato in quel modo, ma poi alla fine i controlli erano efficaci per un certo tipo di giochi, ma tutto sommato relativamente grossolani. Anche la ricostruzione dello scheletro comunque approssimativa, proprio perché si guardava di più, come dire, all'insieme piuttosto che al dettaglio. Ma tra l'altro se ricordate quando venne presentato, o meglio, quando si cominciò a parlare di Kinect, ci fu una sorta di, come dire, venne scalato verso il basso rispetto a quelle che erano le potenzialità che furono annunciate all'inizio. Infatti, probabilmente si resero conto che richiedeva troppa potenza di calcolo. Esattamente. Ma all'inizio doveva essere... Però cioè, se fosse, tra l'altro, un'implementazione di questo genere qua, sicuramente potrebbe diventare... Certo. Doveva avere un processore interno proprio, esatto. Poi non ce l'aveva più. No, comunque, vabbè, un botto, i giochi multipiattaforma all'inizio, sì, è vero, Kinect è un'incognita, perché poi alla fine invece da Watch Dogs, per esempio, che stiamo vedendo adesso, noi ci aspettiamo comunque un sistema di controllo tradizionale, cioè classico, è il gioco, come dire, dal controllo neutro, cioè quello base, che sarà
uguale o no sulle due console, ed è un po' la domanda che... Ed è un po' che... il limite, secondo me, di puntare troppo su... Cioè, o meglio, diciamo che paradossalmente con architetture così simili, con prestazioni che, diciamo, sulla carta, per quello che si sa oggi, per le voci che sono circolate, così simili, una volta di più, in linea teorica, a farla da padrone dovrebbero essere le esclusive, i servizi, esattamente, i servizi, esattamente. E i titoli di prima parte. Quindi, infatti, dal punto di vista dei videogiocatori, cioè a oggi pare molto più convincente la posizione di Sony rispetto al numero di sviluppatori interni. Bravo, però che cosa può succedere oggi? Intanto noi abbiamo visto che il 20 febbraio Activision era presente indirettamente, direttamente, direttamente con Destiny di Bungie, che è diventato l'ex sviluppatore di Halo, che è diventato multipiattaforma, ha presentato Destiny, che è per PS3, ma che è anche per PS4, ma anche per Xbox Next, anche per PS3 e 360. Ma tipo oggi ci sarà Activision a far vedere robe nuove di Call of Duty Ghosts, che è stato annunciato qualche giorno, qualche settimana fa, con un trailer generico che non fa vedere diventa però quella del secondo gioco. Me è più una questione di posizionamento della console. Cioè tu ti accosti il tuo marchio, questo tra l'altro è il trailer di Call of Duty Ghosts, esatto, sì, che abbiamo visto da qualche settimana. Cioè tu accosti il tuo marchio a un tipo di gioco, poi quel gioco esce anche sull'altra console, certo. Più facile che nella testa, diciamo, dei videogiocatori quel gioco sia il gioco, fra virgolette, che in qualche modo definisce quella piattaforma. Che volendo è già successo tra 360 e PS3. È il titolo più giocato su Xbox 360 che non su PlayStation 3, quindi forse ha anche senso politicamente, come dire. Sì, questo è molto più vero. Secondo voi questo è molto più vero negli Stati Uniti, però che in Italia ricordiamolo, perché comunque l'Italia è un mercato in cui alla fine PlayStation 3, voglio dire, stando alle classifiche di vendita, no, è molto più forte, certo, in Italia se la passa gran bene. Assolutamente. In Europa in generale Xbox 360 magari ha ancora un piccolo vantaggio, però la sfida è pari. Se prendiamo l'Europa tutti insieme, siamo lì. Mi pare che sono tipo 30 milioni di 360 e 25 milioni di PS3. Quindi un testa a testa abbastanza. Cioè c'è Activision, comunque dicevamo, e c'è anche Electronic Arts soprattutto. Presenterà la sua line-up di giochi sportivi, no? Tra cui l'altro Electronic Arts, diciamo, lo grande assente, come dire, alla grande assente, esatto, di Sony. E adesso forse abbiamo anche scoperto perché. Stiamo vedendo i video che ci hanno mostrato anche a Milano un mesetto fa delle nuove routine fisiche di FIFA 14, c'è la differenza tra FIFA 13 e FIFA 14, e finora però Electronic Arts non ha fatto vedere nulla di FIFA Next Gen. Alla presentazione a Milano c'erano solo le versioni PS3 e Xbox 360, cioè le versioni, c'era sta roba che vediamo in video, questi render che per un po' per far capire le nuove dinamiche di gameplay, soprattutto sulla fisica del pallone e del tiro. Adesso, cioè oggi durante la conferenza, è probabile che si veda qualcosa. Diciamo che quasi sì, esatto, sicuro. Altrimenti siamo un po' delusi. No, magari vanno lì solo per dire esiste, annunciamo. E tra l'altro anche, come dire, con riferimento alla situazione di mercato sull'Europa che tu menzionavi poco fa, sì, la scelta di mostrare comunque in una presentazione che avviene in Nord America FIFA, certo, è probabilmente esattamente il discorso che il discorso che facevo io, cioè tu accosti il tuo marchio, in questo caso Xbox, a un titolo che palesemente si rivolge al mercato europeo, perché per quanto venda anche abbastanza bene negli Stati Uniti, perché FIFA quando esce negli States vende abbastanza bene. Ci segnalano dalla regia di tenere d'occhio quello che... Sì, esattamente. Interagire. Ci siamo fatti trascinare da questa discussione sulla Next Gen. Sì, scusate. Però, insomma, diciamo che il fatto della scelta di arrivare con FIFA, probabilmente, come dire, guardate che anche in Europa facciamo sul serio. Sì, beh, ma poi, tra l'altro, gli Stati Uniti avranno il contentino di UFC, no?
quindi, e anche di NBA Live. Esatto. Del redivivo forse quindi, NBA Live, che dopo anni di tentativi la cosa che mi tornare. Terrorizza di più di questa presentazione NBA Live abbastanza perché non può andare peggio di come è andata per NBA Live recentemente. No, certo, però nel senso Electronic Arts si gioca, ma soprattutto nel senso Electronic Arts è tutto nel suo interesse, no? Cercare di riportare in auge, certo, un marchio che ha incontrato così tante difficoltà, per Microsoft dargli tanto spazio quando per tanti anni quel franchise ha subito pesantemente, sì, è stato da 2K. Il nome di Electronic Arts, che è l'unico forse a memoria recente nei brand sportivi che ha subito un vero e proprio tracollo, perché NBA Live è fondamentalmente morto. Sì. Loro stessi hanno detto che non ce la faceva star dietro. Due di fila? Un paio, sì. Due. Prima annunciati solo in versione digitale, poi cancellati del tutto. Quindi, insomma, in effetti ritrovarsi adesso sul palco dell'Xbox Reveal dovranno sfruttare bene l'occasione. Sì, Mattia, il computer, scusate, tanto siamo live, siamo qui tutti insieme, il computer non puoi più averlo davanti, per dire. Se hai ai nostri telespettatori serve, ti hanno chiesto proprio il computer bene, che allora abbiamo visto però, Mattia, prima. Ci fanno anche una domanda, me la fanno su Twitter, però sì. È con l'hashtag di diretta IGN, che segnaliamo per intervenire via Twitter, adesso vi guardiamo. Dicono, preferireste una cattiva 360 o l'acquisto di Isla da parte della Juve? L'acquisto di Isla da parte della Juve, assolutamente. La cattiva 360 c'è 720, Next. Sì, 720. No, Next. Okay. No, assolutamente. Ma chi è Nabucco che te lo chiede? No, me lo chiede un altro ragazzo. Okay. Comunque, intanto, andando avanti un po' anche con i nostri argomenti, così, cioè stiamo parlando di esclusive che Sony sembrava piazzata bene perché ci ha presentato tante cose, cioè ci ha fatto vedere Knack. Knack a Marco non piace, ma in realtà no, vabbè, forse non ha colpito. Vabbè, dai, anche in questa generazione, cioè penso a Journey, penso a questo, come dire, a The Last of Us, certo, sta per uscire, penso a Heavy Rain. No, certo, God of assolutamente, War, assolutamente. Cioè, di cose first party Sony ne ha tirate fuori veramente tante e molto bene. Scusa, Uncharted, di cui parlavamo oggi. No, no, ma per carità. Vabbè, ma poi anche a livello, che ne so, Heavy Rain, cioè che per dire, funzionato, no. Di cioè, fatto. È un po', penso che sia il parere un po' di tutti, che a livello di esclusive sulla passata generazione PS3 abbia vinto su 360, no? Beh, però anche 360 ha fatto vedere. Certo, è una sfida, no, per carità. Cioè, penso infatti, allora giriamola come domanda. Gran Turismo, no? Per dire, là c'aveva la palma totale di simulazione. Sì, è Forza, tu dici, ha recuperato. Però secondo me questo per molti è ancora un punto di discussione, più che ci saranno ancora i fan di Gran Turismo. D'altro canto, voglio dire, Microsoft partiva da una primissima generazione in cui ricordo che si imploravano gli sviluppatori, ma perché non fate PES anche per Xbox? E passarono dei begli anni prima di vederlo. Quindi... E comunque, no, infatti, esatto. Beh. E comunque per PS4 comunque Sony ci ha fatto vedere delle robe sue, sì, come Killzone Shadowfall, come Infamous Second Son, Knack, comunque come... la faccia del vecchio di Quantic Dream, comunque, sì, per Drive dire Club. Cioè abbiamo anche Quantic Dream che farà chissà vecchi teste di vecchi, non di vecchi. Toccatemi quanti... No. Infatti la faccia del vecchio è il nome per dire la faccia di Gorm, magari, grazie. Che so, vediamo mentre parliamo, possiamo vedere un video di Killzone Shadowfall, così cioè per capire se ci saranno oggi proprio esclusive da parte di Microsoft come Killzone Shadowfall, anche dal punto di vista tecnico. E tra l'altro questa parte qua, un proprio rilancio, che stiamo vedendo, di Perfect Dark. Marco, questa ti piace tanto. Questa mi piace, Mattia, sì. Anche a te, che in genere della tecnica non è che tipo ti frega tantissimo, cioè questo non è un più bel tecnica. Panorama però, no, esatto, questo vedere. Non è solo tecnica, esatto, è tanta arte. È un bel panorama, dice Mattia. C'è giusto direction di tecnica. Un po' quello che ci dicevamo con Sole, che forse questa davvero per la prima volta, magari è la volta buona, come si dice, fosse la volta buona, che la parte tecnica cessa davvero di essere la discriminante e che la direzione artistica farà da padrona. Già secondo me qualche segnale l'ha dato questa generazione, perché ci sono stati tanti titoli, diciamo, definiamoli indie, dove anche a fronte di quello che il nostro
alcuni nostri amici chiamano. A me aveva colpito, scusa, interrompo, questa animazione qua che secondo me è particolarmente un po' legnosetta, il tizio che scende le scale. Da mettere questa a posto, qua, sì, no, questa perché, è terribile, ma è proprio perché, terribile. Perché tu non conosci la trama, quello è Pinocchio. Cioè poi stona, ecco, nel contesto voi, di generale meraviglia. Secondo voi Microsoft ci fa vedere la risposta a questo, nel senso anche proprio filosofico, cioè sì, vabbè, Killzone, io c'ho Halo, io c'ho Halo Gears 5, of War, che ne secondo so. Me, secondo me no, oggi no. Oggi non fanno un vedere teaser al massimo di tipo Master Chief che raccoglie il casco, anzi una mano che raccoglie il casco. Bella, casco mi piace, mano, guarda che questa è una bella scommessa. No, il casco questa è una bella scommessa, Master Chief che ho una mano che raccoglie il casco e finisce. Che può non essere Master Chief. Una mano che magari ti prendi allora. Guarda un po' le quote. Ma tra l'altro no, aspetta, Wallone perché scusa, dalla nostra chat esatto, spazio ai dalla nostri nostra amici. Chat ci chiedono: Wallone, non rosichi adesso che esce Xbox 720, quello che sarà, e ti resetteranno il gamer score? No, calma con sta roba di resettare il gamer score. Allora, se annunciano una roba del genere o solo si capisce una roba del genere, si chiude la diretta. No, si chiude la diretta. Cioè, stacco proprio tutti i cavi. Non è mai esistita Microsoft. Ce ne andiamo tutti, Cioè, è finito. No, non esiste sta roba, ma non esisterebbe, ma neanche nel caso dei trofei PlayStation, cioè, ma non no, cioè, mi sto alterando, davvero. Mi sto alterando. La possibilità che Microsoft non capisca così un fatto del genere sono sotto lo 0%, sa quello che conta. Se non lo sa, c'è gente che gli avrà detto: ma che stai facendo? Mi immagino la scena, tipo: allora facciamo il nuovo gamer score. Il che? Negli uffici di Microsoft. Brusio in sala e la gente che comincia a alzarsi. Sarebbe forse solo peggio che si annunciano tutto l'online pass, tutti i discorsi sul blocco usato erano tutti veri, ragazzi. Così, ma buon gusto lo dicono. No, ma in realtà segnalano una cosa sull'esclusiva, scusa se ti interrompo. Sì, prego, no, anzi. Il rumor del titolo di Respawn, di Electronic Arts, che vociferano, potrebbe essere esclusiva Xbox. Ecco. Dovrebbe essere un FPS, ambientazione futuristica, e chi lo sa, potrebbe essere la risposta a Killzone. Non è proprio quella che intendevo, certo. Potrebbe essere una risposta composita, potrebbe essere una gran risposta, assolutamente. No, non intendevo a livello di qualità, potrebbe essere tipo una risposta con KO, per carità, cioè anzi è quello che speriamo, perché poi magari Sony deve far vedere qualcos'altro. E che intendevo, cioè, però potrebbe essere intendevo una roba proprio che viene da Microsoft, non un'esclusiva Electronic Arts, un'esclusiva con Electronic Arts. Però è metà questa di, è una risposta, metà però, di certo. Questa generazione che Microsoft tutto sommato quell'approccio l'ha abbandonato, cioè esattamente cose first party, ha preferito lavorare con le terze parti su contenuti esclusivi, DLC a tempo, cose di questo tipo. Certo, per il lancio secondo me quell'approccio da solo potrebbe non bastare, se dall'altra parte ci sono titoli veri e propri in esclusiva, però diciamo che negli ultimi anni quella strada lì loro l'hanno un po' abbandonata. E diciamo che però anche da quando hanno mollato un po' quella strada lì ha cominciato anche, forse guarda caso, PlayStation 3 a un po' a recuperare terreno, perché secondo me c'è un po' anche la percezione che Xbox, cioè Microsoft ultimamente ha tra virgolette un po' mollato il colpo sul profilo delle, appunto, delle esclusive, dei titoli. Non hanno avuto tanto successo con Kinect, mentre Move tutto sommato non ha, come dire, cioè ha venduto bene, però secondo me non è riuscito a catturare così tanto l'attenzione dei consumatori. Con Kinect Microsoft secondo me si è messa al riparo, si è messa tranquilla per questi due anni. Va anche detto che ci ha puntato di più, nel senso, magari poi non a lungo termine, però a livello marketing, a livello commerciale, nelle varie presentazioni l'ha sempre spinto. Sony ha proposto il Move, che tra l'altro come tecnologia funziona anche benissimo, perfettamente, sì, infatti, però senza mai crederci davvero, anzi tra l'altro alcuni titoli annunciati, ma sai cos'è, secondo me anche a livello proprio in partenza Kinect è una roba completamente nuova, inedita, quando è uscita. Move era Wii
fatto bene. Una palla in mano. Con una palla in mano. È come dire anche, diciamo, visivamente è complicato. E questa frase passerà alla storia. Sì. E volevo dire, un altro terreno di battaglia è quello dei servizi, come stavate anticipando sì. voi. No, scusa, prego. Perché prima dei servizi, sui giochi, magari c'era anche la questione che avevamo già affrontato alla fine della presentazione PlayStation del 20 febbraio, dei giochi indie, budget, cioè dei giochi realizzati da quegli sviluppatori che non sono Electronic sì. Arts, Ubisoft, Activision, Capcom, eccetera, e che negli che sono partiti un po' con Microsoft sì. perché Xbox Live Arcade, il digital delivery dei giochi a prezzo basso, eccetera, è partito con Xbox Live, esatto. Pensa a Braid, per esempio, certo. che è partito su Xbox Live, e lo sviluppatore di Braid il 20 febbraio ha presentato, adesso non mi ricordo il nome, esatto, per PlayStation 4. Cioè, sta un po' cambiando questa cosa. Microsoft può fare qualcosa per recuperare terreno in questo senso? Beh, è importante? Beh, sarebbe. Le voci comunque dicono che effettivamente a livello di sviluppo ha un po' perso, come dire, il polso e le simpatie di tanti sviluppatori che lamentano delle condizioni di, come dire, riscontro poi a livello economico e monetario dei loro successi non particolarmente favorevoli su piattaforma Xbox. Vedremo, secondo me sarebbe importante. Qui ci metto proprio un giudizio super mega personale. Secondo me la cosa più bella di Xbox 360 in assoluto, e direi forse anche di tutta questa generazione, è stato proprio il Live Arcade, che è una cosa geniale e che mi ha un po', come dire, illuminato le giornate e dato modo di giocare a titoli poi particolari. Chiaramente anche Sony, in misura molto 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 minore Nintendo, hanno, come dire, cavalcato questo tipo di onda, però inizialmente spinta soprattutto da Microsoft, e quindi sarebbe un peccato, come dire, se Xbox perdesse, tra virgolette, un treno che loro stessi hanno creato, no? Sì, e che le voci in compenso parlano di tantissime cose e questa non ricorre mai. No, nel senso che le voci... malcontento, come dire. No, certo, no, ma dico, ma rispetto a parte il malcontento è odierno, nel senso, tanto è vero, appunto, lo sviluppatore di Braid che piglia e se ne va, diciamo. Però anche il Team Meat di Super Meat Boy il discorso di questa presentazione, per la quale manca poco più di mezz'ora se tutto va bene secondo i piani, pare dover abbracciare una tale quantità di iniziative legate anche a contaminazioni in ambito televisivo, cinema, musica. Cioè Microsoft sta andando avanti per la strada, o almeno pare, diciamo nuovamente dalle voci che girano, sta andando avanti in questo discorso famoso che è dai tempi del 3DO praticamente, che si ripete questo discorso del set-top box, della scatola che affianca la televisione, dalla quale passano tutti i contenuti, che è un mercato, una fetta di mercato ovviamente infinitamente attrattiva per chiunque operi nell'ambito dell'elettronica di consumo, ma... è una fetta di mercato in cui il videogioco è un di cui. Difatti, per esempio, Peter Molyneux in un'intervista di qualche settimana fa aveva detto: Microsoft ha tutte le carte in regola per fare benissimo anche questa generazione, anzi addirittura recentemente ha dichiarato che questa generazione, secondo lui, Microsoft l'avrebbe vinta, anche se i numeri, insomma, non raccontano proprio questa storia, ma da un punto di vista, diciamo, di attenzione mediatica, sicuramente può essere vero, può essere una considerazione meritevole di interesse e attenzione. Ma lui diceva che l'unico ostacolo che hanno fondamentalmente di fronte al successo è che la parte gaming non è più preponderante. La lasciano un po', come dire, se non in secondo piano, non in primissimo piano, che è quello che noi siamo qua ad aspettare, insomma. Ok, una domanda che arriva dai nostri lettori che stanno partecipando alla chat. Ci chiedono: la scelta di un'architettura hardware da parte di entrambe le console, per quello che sappiamo finora, molto simile a quella dei PC, può essere stata fatta apposta anche per sfruttare di più il mercato PC, che sta senza tornando dubbi. Piuttosto florido? È nata sicuramente, dal mio punto di vista, proprio con chiarezza, per limitare gli esborsi, diciamo, addizionali che versione su versione gli sviluppatori sono costretti a sopportare. Tanto è vero
che diciamo la console di nuova generazione che in qualche modo fa differenza rispetto a questo approccio, che è Wii U, con le terze parti sta incontrando molte difficoltà, perché alla fine quella è una macchina, se vuoi questo è un po' il problema che potrebbe avere questo Kinect 2.0, che se poi tu devi dedicare troppe energie e quindi risorse e quindi denaro per implementare delle funzioni dedicate, bisogna vedere se quelle risorse... Se il gioco vale la candela. Sì, se hai la possibilità. Però c'è anche Microsoft che potrebbe essere interessata, come dire, a far sì che vengano implementate, no, le risorse. Magari potrebbe tranquillamente esserci un piano magari di co-marketing che aiuta le software house che sviluppano con feature specifiche per Kinect. Sì. Le strade sono molte. Ma proprio per il discorso che facevamo prima della differenza di approccio tra il Move di Sony e Kinect e Microsoft con Kinect. Una lo lancia, l'altra, come dire, ci crede molto. Però Microsoft è ancora più interessata, volendo, alla questione... Ah, scusate, stiamo vedendo la casa di Barba Papà, cioè la villa di Andrea, che cos'è? Raccontaci. Questo è un luogo meraviglioso e magico sulle colline vicino a Nizza, no, vicino a Cannes, scusate, mi confondo, dove si tenne la presentazione europea del primo Xbox. X01. Esatto, X01 mi sembra. X01. Era... Comunque fu una situazione piuttosto surreale, perché quello fu il luogo in cui di sera, in questa notte stellata della Riviera francese, ci dissero che Xbox sarebbe costata 479 euro, annuncio che venne accolto da 30 secondi di silenzio in sala, perché tutti pensavano fosse uno scherzo, cioè la gente che si guardava, forse era Robby Bach che stava facendo quella presentazione, che si aspettava una reazione della platea, la platea restava in silenzio. E poi lui a quel punto, come dire, proseguì nella presentazione e tutti capirono che il prezzo era quello vero. Poi ricordiamo come andò a finire. Cioè, dopo che un paio di mesi fu obbligata a ribassare il prezzo, diede dei giochi in regalo perché era un prezzo fuori mercato. Lo abbassò a 2,99. Cioè, non so se quest'oggi ci diranno il prezzo, credo di no. No. Credo di no. Però no, aspetta, no, perché no, questo è un pronostico 20 euro, importante. Partono i 20 calma. Euro. Cioè, allora, non dicono il prezzo oggi? No. Secondo me no, potrebbero dirlo solo nel caso volessero proprio lanciarsi per primi, sfidando Sony, tra virgolette, su uno dei pochi campi che ancora hanno liberi. Nel senso, solo se hanno la possibilità di fare... 2,99, sì, cioè tipo una roba molto aggressiva, dicono alle 3. C'è il famoso discorso dell'abbonamento. Esatto, facciamolo. No, c'è il discorso dell'abbonamento, cioè che c'è un'ipotesi che circola, che così come sta accadendo adesso negli Stati Uniti per Xbox 360, ci dovrebbe essere una variante della console che verrà venduta con un abbonamento, credo biennale, come punto di partenza, a un prezzo molto vantaggioso. Ora, abbonamento si intende come comprando il cellulare, chiaramente, esatto, paghi una, cioè, un inizio, paghi una spesa iniziale, poi a livello mensile ogni volta vai ad avere una piccola tassa da pagare. Che si scontra un po' con il PlayStation Plus, che, come dire, in questi mesi sta facendo faville, e su cui un'analisi, come dire, di costi e ricavi che ho provato a buttare giù proprio, come dire, su un pezzetto di carta. È difficile da capire, dici. No, in realtà il piano secondo me è convincente, cioè è convincente anche un'analisi sommaria, e quindi secondo me anche a quello Microsoft, io credo almeno personalmente, che abbia bisogno di dare una risposta. Beh, però, perché se Plus restasse un'esclusiva, concettualmente, ovvio che non si potrà chiamare PlayStation Plus, ma se restasse un'esclusiva per Sony, nella scelta d'acquisto secondo me ha un bel impatto, No, però secondo me l'idea di vendere una console che si vocifera comunque non essere particolarmente costosa, visto che comunque i prezzi da $599 così sono io tempi andati. Io finché non sento il prezzo non ufficiale non lo so. Questa costava 299 euro il 2 dicembre in Europa, a novembre in America del 2005, quella senza hard disk, ed era la versione core di Xbox 360, la primissima, senza hard disk. Questa con l'hard disk invece, da 20 giga, il primo hard disk per Xbox 360 era da 20 giga, costava 399 euro.
nel 2005. Poi Sony uscì nel fine 2006 in America e in Giappone e marzo 2007 in Europa con la console a 4,99 con l'hard disk da 20 giga e 5,99 con l'hard disk da 60. In Europa solo 5,99 con l'hard disk di 60. Fermo un attimo, cioè questi qua prezzi secondo voi non esisteranno più? Secondo me no, i 5,99 assolutamente no. Tutti gli altri fino a 4,99. Scusate se vi interrompo, perché sì, qui stiamo vedendo perché, esatto, Elijah Wood che appunto 7 anni fa presentò 360 su MTV. Esatto. E come dire, chissà se, cioè voglio dire, c'è una bella differenza tra quell'approccio e quello che stiamo vedendo, ci stiamo apprestando a vedere oggi. Di che tipo però? Cioè era meglio questo secondo te? No, sottolineo solo la differenza, cioè forse, non so, più pop. Beh, però va anche detto pop, che questa sì, è come dire un antipasto. Potrebbe seguire, voglio dire, sì, cioè, potrebbe tranquillamente, potrebbero rifarlo paro. Sì. Questo qua è un antipasto, si magari sa, 200 invitati, mettono... esatto, comunque è una cosa più contenuta. La presentazione vera, ci hanno già comunque tenuto a dirlo, sarà alle 3 poi in realtà, sì, con 3.000 persone. Diciamo che è, più, che è in due parti, secondo me. A proposito, ma la questa fanno vedere oggi la console? Ma sì, sì, questa, sì, sicuro. Nelson ha trollato Sony dicendo sì, che era curiosa allora la presentazione in cui non si vedesse la console. Tra l'altro qua c'è il particolare Sony della tracolla, ricordato in mail da questi, sì, questi giorni, mail interna IGN, sì, sì, ma com'era la tracolla? E mentre Marco guarda la tracolla, voi che siete persone normali, guardiamo chi la porta. Io dicevo che secondo me oggi mostrano assolutamente la console, perché hanno già detto loro che l'appuntamento con il reveal di Xbox, viva la tracolla e chi la controlla, è suddiviso in due parti, quello della filosofia e del team, sì, che sta alla, sì, base, sì, della costruzione dell'idea della console oggi, i giochi il 10 giugno, buona parte 3 dei giochi più avanti, quindi secondo me la fanno vedere e posso, però anche aspetta, se vuoi, scommettere, cioè, già potrebbe essere oggi la filosofia, poi i giochi e la console la vedete direttamente. No, vabbè, secondo me oggi, scusa, se devo ma dirlo, veramente allora, Nelson ha proprio trollato male Sony, sì, secondo me, sì, mi ricordo il suo Twitter, è una roba tipo presentare la console senza effettivamente presentarla, senza farla vedere, curioso come approccio. Allora, intanto dalla nostra chat sempre i lettori ci propongono due domande. Sì. La prima, la più interessante, più facile, è: il controller cambierà? Poco. No. Un pochino cambierà, allora, da questo... Secondo te molto? No, secondo me è impossibile che non cambi. Sì, esatto. Non dico che ne abbiano per forza bisogno, ma è impossibile che non cambi, però... Almeno una croce direzionale di default che sia un attimo grazie di camera e avrà questo colore. Mettiamo invece che questo extra avrà questo colore. No, comunque no, secondo me quello che sta dicendo Andrea è che sì, sarà fondamentalmente questo con, sì, tutto sommato più o meno come il DualShock 4, adesso togliendo il fatto touch sopra. Per la croce è cambiato, però dai. L'ergonomia è identica, la disposizione non è proprio identica, è un po' più grande. Ci sono i grilletti che sono un po' diversi, la guagnatura è diversa. Il DualShock 4 c'ha anche il coso del touch, infatti, a parte secondo me cambierà meno di quello. Però, ho capito, no, io ho capito cosa vuol dire Mattia, cioè può cambiare nella forma e al di là della questione, ci aggiungi il touchpad, al di là di quello, secondo me no, cambia nella forma, ma nella filosofia di utilizzo rimane uguale, cioè sì, stessa disposizione di tutte le robe, gli sì, analogici, sì, gli analogici nella stessa disposizione che ci piace, che poi è quella che ci volevamo di là, che è un po' il confronto esatto con il DualShock, è tipo ma perché il DualShock ce le ha sempre sotto? Ma quindi aspetta, a molti volone, piacciono aspetta, comunque so. Cioè sì, tu preferisci questi disassati in doppio senso come PlayStation 4? No, a me piace questa disposizione degli analogici, esattamente, io vorrei questa disposizione degli analogici con la croce direzionale del DualShock, cioè questa è la cosa che voglio la roba più brutta del CirclePad Pro per il 3DS, secondo me la croce direzionale potrebbe essere posizionata un po' meglio. Attenzione, abbiamo bello della diretta, zzz. Ok, va bene, allora nel mentre la seconda domanda. Scusa, questa è la croce intanto che è stata già un po' sistemata, c'è stata la revisione della croce delizia. È impossibile vederla in video. Croce delizia. Questa qua la croce delizia. Sì, croce delizia. Allora, il problema è che noi, cioè io voglio quella del DualShock, cioè io vorrei che la togliesse. Da che? Da croce direzionale dai giochi? Sì, l'ho già detto. Togliamo Mattia per piacere della diretta. È finito Mattia non ha mai saputo giocare a Tekken, quello è il problema.
Beh, Street Fighter seconda, è bravo però. È la molto seconda bravo. Domanda sì, che ci arriva dalla chat. Sono io quello vecchio però. Microsoft punterà sull'interazione tra la console e i suoi dispositivi portatili tablet, Surface? Non me. I suoi, secondo me punterà sulla... Sì, assolutamente. C'è un'espansione del concetto di smart glass che è compatibile con Android, con iOS. Certo. Sui propri sarebbe troppo rischioso. Proprio l'inizio dell'utilizzo, sì, perché finora quanta gente l'avrà fatto. Possono espandersi. Esatto. Sì, sì, okay. Sì, assolutamente sì, sicuramente. E lo faranno vedere questa sera? Lo dirà, l'ha detto Sony, cioè per dire... L'ha detto Sony che ci saranno le app PlayStation sì. Per tutte le robe per utilizzare alcune funzioni. Tradirlo di e renderlo molto convincente con una presentazione che ti spieghi perché beh, è importante. Microsoft è già in vantaggio, Smart Glass funziona perfettamente. Sì, sì, sì. Io lo uso ogni tanto, non tanto per controllare Xbox 360 dal tablet, ma per guardare sul tablet obiettivi, anche per rispondere ai messaggi che mi arrivano, sì. Invece che premere il tasto centrale del pad e andare nella schermata dei messaggi, cioè il tablet di fianco e rispondo da lì, per dire. Secondo me sì, punteranno assolutamente su queste cose. L'app del Live non usi Smart Glass, è diverso. No, l'app del Live non esiste più ed è diventato Smart Glass. Sì, quindi è cioè l'app ufficiale Xbox è Smart Glass. Okay. Ecco, tu sì. Hai toccato il tasto o il pulsante dell'interfaccia. Sì, interfaccia, parliamo. Interfaccia la fanno vedere? Interfaccia... Perché in redazione ci si divide un po' tra chi considera quest'ultima versione, quest'ultima variante, diciamo quella attualmente presente sulla dashboard di 360 come diciamo molto convincente, molto pratica, e chi la trova un po' dispersiva. Diciamo un po' anche quali sono i punti di vista, perché chi la trova dispersiva fondamentalmente... Lo possiamo dire, Andrea, che a te non piace tanto. A me non no? piace proprio. Io sono d'accordo con i motivi per cui a te non piace. Non so se nel complesso mi dispiace, diciamo che preferirei avere... Cioè, certe cose le ho sentite come perse dal passaggio dalle vecchie dashboard a Blades, quella attuale. La prima era la più funzionale. Sì. Con una questione di visibilità e di attenzione che tu dai ad alcuni elementi, no? Ovviamente... Esatto. C'è chi questa cosa la soffre di meno, c'è chi a livello epidermico quasi l'avverte più in maniera fastidiosa, c'è chi per esempio anche in redazione trova molto comodo la schermata più piccola che si apre alla pressione diciamo del tasto centrale perché essendo tutto così raccolto si riesce a essere molto rapidi nello spostarsi tra i menu e effettuare le variazioni che sono a disposizione. Ma insomma, quella, secondo te la quella piace abbastanza. Secondo me, minimo, come abbiamo visto durante la presentazione di Sony, gente che gioca molto, e si vede così. Esatto. Cioè, che mentre parlano delle funzioni, delle cose, cioè tipo lo sharing dei video, eccetera, che tra l'altro sicuro faranno vedere anche da parte Microsoft stasera. Si vedrà anche un po' l'interfaccia, non sono sicuro che si mettano proprio lì a dire spiegare. Guardate la nuova interfaccia, da un certo punto così. Di vista diciamo quella che attualmente compare alla pressione del pulsante centrale perché sì. Mi infastidisce la guida, a me infastidisce perché fondamentalmente replica un ambiente a finestre in una situazione in cui in realtà la finestra non esiste, cioè sotto tu non puoi fare nulla, c'è solo questa finestra che ti si apre davanti ed è semplicemente più piccola e hai meno spazio a disposizione. Sì, secondo se me vuoi, è per dare partendo, un certo tipo di idea, però è vero. Partendo che dal presupposto perché... che per esempio Windows 8 sì. Ha abbinato oramai al tasto Start il cambio completo che avviene in maniera quasi istantanea, mi pare che la filosofia di design di Microsoft stia andando in una direzione in cui se esisterà ancora, come ritengo abbastanza facile immaginare, il pulsante centrale ti porterà in un posto che ha tutto schermo e non più in una finestrella. In effetti non c'è motivo, magari un po' in trasparenza, come la XMB di la cross media bar di Sony. PlayStation 3. Perché il fatto della trasparenza comunque ti dà la sensazione di star facendo qualcosa sopra a un'altra attività principale, cioè quella del gioco, però è a tutto schermo. Sapete una cosa in generale, a tutto schermo. Da dire che la durata prevista dell'evento dovrebbe essere di un'ora. E come dire, di carne al fuoco ce n'è tanta, sarà dura che in un'ora riesca molte a cose... mostrare tutte infatti, queste speriamo cose. Che ne duri due. Cioè, infatti c'è da distinguere, speriamo innanzitutto che ne duri due, perché siamo dura qui, una. Vogliamo sapere il dura più una. Possibile, assolutamente. Però si concentrano su molti meno temi e li spiegano bene. No, infatti. Probabile, di sicuro, o se no sparano a bomba senza approfondire nulla. Bisogna, secondo me, distinguere due cose.
alle 19, cioè tra le 19 e le 20, quanto durerà, si sbloccano una serie di informazioni su Xbox Next, o come si chiamerà, tra cui il nome appunto, e l'altra cosa è quello che ci faranno vedere. Però le informazioni che si sbloccano, secondo me, comunque saranno questo, divulgate. Almeno questo è più divertente che in PlayStation, perché in PlayStation fondamentalmente nessuno aveva dubbi sul fatto che si sarebbe chiamata PlayStation 4. No, il nome è, no, qua è un'incognita molto più solo un cretino avrebbe potuto avere dei dubbi, credo. No, dai, non è vero. Poteva anche chiamarsi solo PlayStation. Lui? Non mi ricordo più. No, ho perso 20 euro. Ma lui del resto, vedi, che ha la pellicina sopra. Raccontiamo questa cosa applicata. Scusate, certo che l'hai applicata, è questo, sì, che fa di te il male. Mattia, allora, prendi in mano la situazione, racconta questa cosa, la scommessa. Dire solo una roba, io stavo dicendo, e poi ne facciamo una nuova. Non interrompete. Che è uscito, ho visto un leak su Twitter, che una schermata di gente che era là alla presentazione, e forse è solo Xbox. Il nome, attenzione, io sono mesi vuoi che me 20 auguro. Euro indietro? No, perché io sono mesi che mi auguro che sia solo Xbox, come speravo fosse solo PlayStation. Comunque, tu mi chiedevi di spiegare la citazione di, sì, prima. Era riferita al fatto che la diretta che abbiamo avuto per il PlayStation Meeting 2013, quando è stata presentata PlayStation 4, il nostro Marco ha scommesso con me a pochi minuti dall'inizio. Ha scommesso che della non diretta. Si chiamava PlayStation 4, no, che non lo dicevano quel giorno, che lì non avrebbero detto il nome. Esatto. E dopo 8 secondi, e la prima cosa che ha detto: buonasera, PlayStation 4. Io ho sganciato 20 euro. No, ma se non sbaglio era PlayStation 4, buonasera. Sì, esatto. Ok, comunque qui dalla nostra chat ci chiedono anche, secondo, sì, voi, Microsoft introdurrà un sistema di gioco online gratuito? No. No? Io non credo. Secondo me sì, nel senso, sì, che secondo me sì. Fanno un botto di soldi così. No, ma nel senso, secondo me e tenderanno a crescere. Tenderanno a proporre ancora più modelli, fasce, come si vuole chiamare, tipologie Copper, di abbonamento. Silver. Ok, esatto. Copper, tipologie, sì, di abbonamento. World of War, avrai, e una di queste avrà comunque una forma di gioco online gratuito, magari anche molto limitata, un tot di ore, solo con alcuni giochi che decideranno di supportarla. Però qualcosa, secondo me, per far vedere che anche su Xbox, volendo, puoi giocare gratuitamente, lo faranno. E oltretutto, secondo me possono farlo, cioè potrebbero farlo apposta per rispondere a Sony anche con la questione del PlayStation Plus, i giochi. Però non sono sicurissimo che verrà tutto. No, per secondo senso, me tutta c'è quella una possibilità di iniziative che potrebbero annunciare, non credo oggi, perché no, quelle sarebbero molto nel dettaglio. Le annunciano oggi, cioè se hanno detto che E3 is all about games. No, certo, queste cose qua ne possono almeno parlare oggi. Sì, secondo me c'è questa possibilità. Non credo che scenderanno particolarmente nel dettaglio. Se poi ti dicono ci saranno svariati modelli, tipologie di abbonamento, utenti, no, fare, certo, quello che vorrà, va bene. Okay. Secondo me comunque in generale, che sia stasera o dopo, c'è questa possibilità che anziché togliere, si paga per giocare online comunque, ma nel prezzo della fascia Xbox Live Gold, diciamo, di quel tipo di roba, ci saranno anche situazioni simili a PlayStation Plus. Questo quindi non, sì, tolgono il prezzo per il multiplayer online, ma aggiungono questo delle cose. Arricchiscono. Esatto, lo arricchiscono. Però che arricchisco, lo fanno diventare di default Plus gratis, mi sorprenderebbe anche moltissimo. No. Anche perché... Sentite, di che colore? La console? Cioè proprio la... Boh, cioè, nera. Questo non lo voglio neanche immaginare. Voglio vedere qualcosa che non sia bianco o nero. No, io no. Siamo già dato una risposta. Poi tu sei anche Juventino. Però la vogliamo fare davvero questa scommessa? Perché comunque questa è la scommessa. Cioè, Marco e Mattia, fate questa scommessa. Ma io non sono particolarmente... Siete d'accordo? Cioè, tutti e due dite che o bianca o nera. Se è giallo banana, io ne compro due al lancio, di quelle più costose. Questa è la scommessa. Per me non è la costosa. Guarda che l'hai detto di fronte a un numero non irrilevante di testimoni. Io sono anni che sogno di comprare una console giallo banana. Due ne devi comprare. Due ne devo comprare, di quelle più costose. Aggiungiamo nella scommessa che una delle due me la regali? No, assolutamente, le metto in slide. Ma devono essere tutte e due giallo banana, però. Sì. Ok, d'accordo. E secondo voi la data di lancio? La dicono o non la dicono? Sì, dicono novembre oggi? 2013. Secondo me oggi dicono oggi almeno holiday, no. Sì. Holidays, sì, okay, 2013 fall lo devono dire per forza. Solo, sì, quello. Fall 2013. Non dicono più di quello, secondo me. No, anche secondo me. Se la tengono leggermente me prima che holidays oggi, 2013 nome. Dicono oggi holidays meno uno 2013. Slightly sooner than esattamente allora, oggi poi nome. Se Sony il 10 giugno dice una cosa più precisa, noi diciamo il giorno prima. Infatti, secondo me fanno oggi il nome, poi dicono la data di lancio giusta alle 3
e oppure il prezzo alle 3 e la data di lancio a Colonia. Secondo me fanno una roba del genere. Una roba del genere? Sì, se si dividono un po' le... Allora, secondo voi parlano solo di Xbox Next oggi? Sì. O presentano anche il Game modello Boy... no il modello vociferato della riedizione di Xbox 360, no. Tipo Xbox Mini. Se rubano anche solo 10 minuti per parlare di quello, io te ne vai come messe che esatto. Tipo annullano il gamerscore. È molto più grave la mia roba, però, sì, però. Sono assolutamente però, d'accordo con Marco. Dura un'ora, ragazzi. Esistono, secondo voi, sta riedizione di 360? Ma pure se esiste, parlatene un'altra secondo volta. Secondo me non c'è molto da dire, cioè può essere una cosa che viene detta, cioè potrebbero annunciarla, ma tipo che è disponibile domani nei negozi. Anche perché ricordiamo che Microsoft... 99 euro, boom! No, Microsoft viene da una tradizione del genere quando alle 3 di qualche anno fa, che poi aveva regalato le console... Avevano la detto la Slim è qua, è uscita fuori l'immagine della Slim, fuori dalla conferenza, dal foyer, c'erano le console ed è nei negozi da settimana prossima. Quindi già, come dire, l'avevano fatto. Sì, no, no, certo, sì. Potrebbe essere, quindi. Visto che i nostri, lettori ci chiedono di esporci, io dico che l'Xbox, come si chiamerà, Xbox, esce l'8 novembre. L'8 novembre, così, è una data proprio precisa. E secondo te avrai il studiato il calendario? Qual è il calendario. Qual è Black Friday famosi? Il Black Friday è il penultimo, no? 22. Ecco, secondo me allora è il 22. Io non ho voluto dire 22 perché mi sembrava 8 novembre, 22 novembre. Secondo me 8 novembre. Avrai il Lumiroom? Abbiamo un video di il Lumiroom che... Cioè, secondo voi sarà una cosa pompata da Microsoft oggi? Anche su 360, qualche novità sulla prossima Xbox? No, credo sia questa che la mostrano oggi. Tu dici, secondo me, oggi potrebbe comparire in un video generale di presentazione. Oggi compare uno sguardino, no? Ma anche qualcosa che ci puntano, no? Ci puntano, ma vi piace? No, però, secondo me lo fanno vedere. Vi piace? Diciamo che hanno 5 cose da far vedere. Una di queste secondo me dipende troppo dalla stanza. Adesso stiamo avendo un problema in regia, quindi non si riesce a vedere il filmato. Ma fondamentalmente, Mattia farà un'imitazione di Lumiroom. Un sistema di proiezione del. No, questa è la ma poi il Lumiroom esce fuori dallo schermo. Si tratta di un sistema di proiezione, diciamo, di un campo visivo esteso rispetto a quello che viene visualizzato dal televisore, che in pratica proietta elementi di gioco al di fuori dello schermo del televisore. Può contribuire, io non l'ho provato personalmente, così a vederlo dà l'idea di poter contribuire un po' alla sensazione di immersività, però... Non so se a voi sembri una cosa meritevole di addirittura di partire come elemento chiave. Elemento chiave dovrebbe no, però molto più bello di quello che si vede qui. Però secondo me Lumiroom is a proof of concept system that augments the room surrounding a television screen with peripheral projected illusions to enhance traditional gaming experiences. Le esplosioni colorano il resto della stanza. Qua c'è un esempio di integrazione, per esempio, ricostruendo proprio... Tra l'altro tutto questo è un video, è una tecnologia sviluppata da Microsoft e il video spiega che non c'è niente di photoshoppato, di ritoccato. Ecco, questa è molto... Questa non tanto, no, quella di prima. Quella di prima era abbastanza convincente, però non lo so, a me sembra un po' troppo anche logisticamente... Sì, comunque... Un altro leak parla del fatto che la console si chiami semplicemente Xbox. Fantastico, basta con i leak perché voglio seguirmi in diretta. Chiudiamo, perché chiudiamo. Mancano 5 minuti. No, mancano 9. Nei nostri, i nostri io lettori, dedicherei gli ultimi 4 minuti all'HD DVD 2. Esattamente, allora, per esempio... Siamo tutti d'accordo, questo era l'HD DVD, ve lo ricordate tutti? No, non se lo ricorda nessuno. Io me lo ricordo perfettamente, comprai Serenity in HD DVD quell'anno. Il telecomando più lungo di quello normale di Xbox. Questa è una battaglia persa male da Microsoft in questa generazione, a prescindere da Microsoft e da chiunque altro che non fosse Paramount. No, Paramount era subito era Blu-ray. Comunque, e chi era? C'era uno importante nel Toshiba Warner Bros. Toshiba Universal. Questo vuol dire anche Universal. Che il nuovo Xbox Universal avrà un Blu-ray di base.
Sì. Beh, ma non quindi è, darà dei soldi vabbè, a Sony per sì, ogni unità venduta. È una cosa sconvolgente, visto che per esempio... Ma deve, perché sì, non, no, non certo, c'è scelta, però cioè. Voglio dire, quelli che dicono, oddio, come però fa... Però è curiosa come cosa. Ma non è curiosa. Sony, quando fa il vaio, dà soldi a Microsoft per il sistema operativo di Windows. Cioè, nel senso, certo. Sono meno compartimenti diciamo, stagni di quello che pensano i fanboy. Secondo me, no, Microsoft diciamo secondo me Microsoft è relativamente preoccupata, perché vedevamo pochi giorni fa, oramai un lettore Blu-ray standalone costa proprio pochino. Primo. No, non, secondo, non per il prezzo. Secondo, il digital delivery magari non parte, diciamo, al lancio di queste console come il mezzo principale per acquistare videogiochi, ma nel corso della generazione prenderà sempre più piede, quindi non so quanto il supporto fisico li cruci oltremodo, ecco. Ok. Vabbè. Allora, diciamo che qui chiudiamo questa prima parte. Nella chiacchiera, sì, siamo arrivati alla fine a pochi minuti dall'inizio della conferenza di Microsoft vera e propria, che seguiremo insieme. Come fare per seguirla insieme? Allora, noi intanto ci salutiamo per questa prima parte, per il pre-partita dell'Xbox Reveal. Ci vediamo subito dopo la conferenza, di nuovo in diretta dagli studi di IGN Italia per commentare. Avremo delle facce deluse o sorridenti a seconda come di quello che sarà a seconda di quello che sarà successo. Cosa dovete fare voi adesso? In pochi minuti prima delle 19, intorno alle 19 adesso, precise, adesso aggiornate la pagina web di IGN Italia, dove c'è il player per lo streaming della diretta. Questa qui, la pagina che state guardando adesso, e anche la diretta dall'Xbox Campus di Microsoft che ci sarà dopo. Aggiornate, perché il codice del player, vabbè, è una roba tecnica, ce lo danno in questi istanti e noi lo mettiamo, cioè dobbiamo aggiornare la pagina noi, la dovete aggiornare anche voi, quindi F5 da Windows, Command R da Mac OS X, aggiornata, va bene? Io continuo a dirlo, tanto voi potete staccare anche adesso, questa roba qui è finita, staccate, aggiornate, F5.